Dunque, questo progetto che ti vede coinvolto in questo meraviglioso albergo di Courmayeur, da dove nasce, come nasce, quando nasce? Nasce più che altro nasce da Paolo Griffa. Abbiamo parlato, discusso, abbiamo fatto tutta un'organizzazione un po' diversa da com'era, perché lui, avendo fatto tutto l'inverno da solo, tra virgolette, come executive di tutto quanto, adesso hanno diviso un po' le due cose, quindi Paolo si occuperà di più della parte Petit Royal, quindi ristorante gourmet, e la parte della pasticceria, e io invece mi occupo del Grand Royal, che è tutta la parte dell'hôtellerie e dei quattro punti di ristorazione dell'hôtellerie, che sono il Grand Royal, che è il ristorante grosso, dove c'è anche una mia carta, più la carta per i clienti dell'albergo. Ecco, voi di recente avete cambiato la cucina. Quali Assolutamente. sono i criteri che spingono uno chef a individuare la cucina ideale? Allora, devi tener conto che quando si va a pensare alla cucina, chiaramente uno la pensa sempre un po' disegnata su se stesso, sulle proprie comodità, sulle proprie esigenze. Diciamo che quella del Petit è fatta su misura di Paolo, perché ha fatto veramente tutto quello che voleva lui secondo i suoi canoni. Di là invece è quella che deve marciare e fare coperti, quindi sai, è quella che deve essere più funzionale, ma proprio per produrre più pasti, ecco. Io arrivo da un'esperienza in Francia di 2 anni, dopo poi l'esperienza della sezione italiana del Bocuse d'Or, devo decidere cosa fare. C'è stata la proprietà del Royal che mi ha contattato già da agosto, quando hanno saputo che l'ex chef Mauro Agosa andava via, e allora ha iniziato a chiamarmi. Inizialmente ero un po' tra virgolette restio a venire qui qua, perché non conoscevo Courmayeur, non ero mai passato, non conoscevo la struttura. Ho fatto tutta la stagione invernale, che è proprio l'apice per Courmayeur, in questa cucina che aveva dei difetti, ma era proprio quello, scoprire cosa non andava per sapere cosa fare. E quindi ho passato questa stagione con un po' di difficoltà, ma ce la siamo cavata. Finita la prima stagione, è iniziato già il progetto, è iniziato da gennaio, parlavamo di cosa facciamo, dove mettiamo, con chi collaboriamo, iniziamo a fare i preventivi e tutto quanto, e decidiamo come dividerci gli spazi e cosa vogliamo fare. Risento Andrea, finita la prima stagione, e dico: guarda, il progetto è questo, vogliamo fare così, vogliamo all'interno della stessa struttura due ristoranti di pregio con due cucine completamente diverse, perché i clienti possono mangiare una volta al gourmet, una volta che stanno nell'hotel, 2 volte, ma poi vogliono passare magari una settimana e trovare un comfort food che andrà a safare, ci sa sedurre, ti sa tenere all'interno dell'hotel e tu hai voglia di ritornare. È forse più semplice, forse è quasi banale, però è buono, cioè io mangerei 1000 volte lo stesso menù. Come si evolverà questa collaborazione? Cosa ti aspetti dalla... Secondo me è una complicità, ovvero io ho i miei punti di forza, lui ha i suoi, li sappiamo, nel senso non ci dà fastidio dire: guarda Andrea, mi aiuti a questo, cosa ne pensi, come lo faresti, cioè nel senso collaboriamo, siamo nella stessa cucina, abbiamo la stessa attrezzatura in comune, nel senso non sono geloso che mi tengo una cosa io, lui dice no, Certo. io uso questo fornitore, tu ne usi un altro, cioè abbiamo gli stessi fornitori, usiamo le stesse materie prime, il livello è altissimo da tutti i due lati, quindi è una collaborazione in tutto e per tutto.